L'atmosfera è calda nonostante la giornata autunnale. Allo stadio Sivori di Sestri Levante arriva l'Unione Sanremo, ma per i tifosi corsari arriva solo una squadra che rappresenta una città con la quale la rivalità è accesissima da sempre. Il primo tempo scorre tra batti e ribatti di idee ed azioni. La prima azione costruttiva arriva al 22esimo con Sirigu che, con un colpo di testa, manda alta la sfera sopra la traversa. Rispondono in coda i biancoazzurri con un potente tiro di Scalzi che viene bloccato in due tempi dall'estremo difensore. A interrompere l'equilibrio del match è il gol di Castellani al 35esimo, realizzato grazie al traversone dalla destra di Taddei. Rivediamo il replay. Al 41esimo Mobilio, facilitato da un disimpegno avversario, si spinge sotto porta, respinge Massolo e spazza via la difesa. Al 45esimo ancora in avanti Sanremo con Gaeta, che tenta la conclusione ma neutralizza Dondero. Nella ripresa il pressing dei padroni di casa si fa sempre più incalzante, provando a cercare il gol del pareggio. Vicinissimo Iannello al secondo minuto con un clamoroso palo. Si portano avanti la Sanremese e al 13esimo sul calcio d'angolo Dondero perde il pallone. Il gol di Sirugo sembra valido, ma l'arbitro improvvisa un fallo sul portiere e un tocco di mano. Riguardiamo le immagini. Sempre gli ospiti di casa che tentano il raddoppio con un colpo di testa di Gaeta, ma si rifà Dondero che con una parata plastica blocca il pallone. Sestri Levante che non si dà per vinto e al 35esimo parte il cross di Mobilio per Oneto che con un colpo di testa cerca la conclusione ma non trova la porta e svaniscono così le speranze di riequilibrare il match. Sestri Levante che non trova il giusto premio impattando tra le mura amiche. Unione Sanremo che incassa tre punti fondamentali per la corsa alla vetta.